Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Scritto e siamo tornati oggi in questo nuovissimo duello. Video. Sì, vabbè. Contro capo, userà il deck Furia del Dino Distruttore. Io il deck Ascesa dei Veri Draghi. Speriamo di fare un bel duello combattuto, molto avvincente, che dura almeno un'ora. Scherzi. No, vabbè, un'ora poi io farei parte 1, parte 2. Esatto. Okay. Sì, se no non me lo carica più. No, devo smazzare. Giusto. Pufu. Ok. Peccato che non ho un dado, dovrei avere dei dadi io per... Dado del Monopoly, sì. Mistico della live. È vero. Nella live poi ho fatto il cubo di Rubik, perché siamo arrivati a quanto? 40 like, mi sa. 40 like abbiamo fatto entrambi il cubo di Rubik. Allora, dispari. Bim, bum, bam, e giù. 5 inizi tu. Fai sempre 2. Mi piace il numero 2. Inizio io. Se pesco mano... la carta lo rievoco al allora, primo turno. Gola drago. Scarto una carta e mando un mostro drago. Perché il mazzo al contrario? Mando un mostro drago e dritto il resto. No, di già. Dal deck al cimitero. Quindi, ritorno dei signori dei draghi. Lo evoco specialmente. In difesa. Quindi se poi lo evoco, poi no. Cioè, se poi evoco qualcosa non me lo puoi bandire, ok? Non mica puoi evocare un mostro livello 8 o cosa? Se attacco e distruggo un mostro in battaglia. Okay. Passo. Poi dal cimitero. Oh! Eschere. Evochi di nuovo quello lì, sì. Tu. No. Mondo perduto, no. Vabbè, carta coperta. Due carte terreno che con le nuove regole si possono avere. Evoco, quindi ti evoco un segnalino. Attacco, invece di distruggere quello, distruggo un mostro nella mia mano ed ecco. Distruggo... giura uovo. Dov'è che è? Baby. Questo è mondo oscuro, questo baby Serasaurus. Poi, offro come tributo. No, mica non dirmi appena che... evocato. Non l'ha. Appunto. L'hai evocato e anche attaccato. Sì, infatti. Per quello, no, ho sbagliato, cavolo. In attacco. Sì, tra l'altro quello. Ok. No, aspetta che magari posso fare qualcos'altro però. Passo. Fatto carta... un fail epico. Va bene. Per Gola Drago scarto baratto e... Ma si distrugge Gola Drago. No, oh. Con le nuove regole si possono avere due carte terreno. Ah. Per, purtroppo... Scusi. Cioè, in realtà è un mio vantaggio, però. Infatti, perché però si sarebbe... È vero, sì. Credevo non potesse attivarla, però comunque con le nuove regole si possono avere due carte. Ma va, porca vacca. Oh. 2008. Subisco 2003, dai. 6 a 5007. Fatto un fail. Passo. Un fail. Per il suo effetto, ogni volta che evochi specialmente un mostro, eccetto dal cimitero, tutti i suoi effetti sono annullati fino alla fine del turno. Se controllo un mostro drago di livello... Ah, ok. 7 o 8, okay, mi sembra, okay, sì. Okay. E per il suo effetto finché c'è... Aspetta. Una volta per turno puoi mandare una carta scoperta che controlli al cimitero. Evoca specialmente un segno al signore dei draghi. In difesa. No, e cosa fa il signore? Niente, ha attacco 0, difesa 0, livello 1, luce, drago. Ah, puoi offrirlo tipo come tributo. Posso usare per un sacco di robe. Che palle, non posso fare niente. No, sì che posso, bandisco e evoco, scherzavo. Quindi si rievoca il segnalino. No. E finché c'è... Effetto annullato, l'hai evocato specialmente? Sì. Effetto annullato. Però finché c'è il segnalino i miei mostri non possono essere scelti come bersaglio con gli effetti delle carte. Tanto non può attaccare, ma il suo effetto è annullato fino alla fine di questo turno. Non sceglie come bersaglio. Se uno o più mostri vengono evocati specialmente, eccetto dal cimitero, mentre controlli un mostro di tipo drago di livello 7 o 8, gli effetti di quei mostri scoperti evocati, okay, specialmente sono annullati. Quindi no. Morto, subisco 700, sono a 7300, te quanti eri? Ho subito 2000. 2003. 2003, sono a 2003 subiti. 5007. Io sono a 7003. No, 4007 io. Ah no, è vero, siamo a 8000, è vero. 5007. Passo. Io sono a 7003. Pesco. Ah, aspetta, scusa. Mettendo un mostro in difesa che non, okay, avevo ancora evocato. Allora. Ma porca vacca, per il suo effetto distruggo lui. Ok. Evoco lui. Allora, per Gola Drago scarto lui e mando al cimitero la guarda coraggioso. Evoco specialmente bandendo lui. Mm-hmm. Poi per il suo effetto evoco specialmente signore divino del...
Bandito anche lui, yeah. Allora, ogni quanto mi evochi un segnalino sul mio terreno? Quando evoco specialmente normalmente un mostro tipo Nino. Ok, 2008. Drago Miraggio. Ok. Che dovrei sostituire con delle carte che mi mancano. Ma vabbè. Passo. Io passo, pesca. Si rievoca tutti i mostri. Per Drago Coraggioso. Si rievoca specialmente il signore divino e ti bandisco lui. No! Drago Arca Coraggioso, leggi. No! No, vabbè, mi fido, dai. Te lo leggo. Mi fido, no, non c'ho voglia di sentire. Ah, quanto, che livello è? È un 12, mi sa. Madonna, 10. No, 10 sarà. 12 ho come più spazio. 2, 4, 6, 10. Ok, arriva a 3008 d'attacco. Mitega. Ah. 3008. Sì. Mi sa che ho perso. Non lo so. È il tuo turno. Passo, non posso fare niente. Pesco. Ma neanche due mostri ci. Pergo la drago, scarto la drago arca coraggioso. Ancora, ma basta! La drago arca coraggioso e mando dal deck al cimitero. Mano proprio orribile. Poi ho sbagliato quel primo turno lì con. Madonna, ho già subito. Ma che non hai perso, eh. 3008 più sì. Perso. Non attaccarmi. Attacco 2008. Sono. 3008. 2008 più 3008. Vabbè, ho perso. Ma ho fatto quell'errore lì all'inizio che ho evocato in attacco piccolo perché pensavo di evocare. Lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto. Ciao a tutti. Bella. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skid e siamo tornati oggi sul mio canale in un nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh! Contro Capo. Deck ascesa dei veri draghi contro deck furia del Dino Distruttore. Speriamo che venga fuori un bel duello, combattuto, lui adesso l'ha completato con l'ultimo struttur deck che gli mancava. Va bene, cominciamo. 5 carte, io dico pari. Sbagliato, l'ho mischiato ancora una volta dopo che è smanzato. Sbagliato, mi è venuta spontanea. Dispari. Bim bum va me giù. Sei pari mio, inizi te. Ok. Dai che mica. No, perché ste mani orrore? Oddio, che mi benessere. Ah, te la mano che buona. Che benessere, allora. È la mano buona te. Coperta, mondo perduto. Che schifo. Evoco, segnalino, effetto suo, mando al cimitero. Baby. Che schifo. Poi. Attacco invece che distruggere il segnalino, distruggo un altro. Aia, aia, aia. Piccolo pteranodonte. Poi bandisco. Che tristezza. Evoco. Ma giù subito il primo turno, così sì. Va bene. Boh, mi è venuto. Passi? Passo. Pesco. Sì, va bene, qualche carta un po' più bella. Ma se distruggo quella, si distrugge anche il segnalino? No. Come no? Avevano scritto nei commenti che il segnalino rimane. Attivo rovina dei signori dei draghi. Evoco. Distruggo quella cambiando posizione. Purtroppo il segnalino rimane. Passo, mando una, due e tre. Oh, va bene, questo va bene dopo tutto. Va bene, va bene. Va bene. Ah, sì, prima che passassi io distruggo il segnalino per evocare un mio segnalino in difesa. Ah, ok. Te lo dico. Allora. Mi ero dimenticato di dirlo. Vabbè, vai, vai, sono carico, vai, vai. Capito. È il tuo allora. Turno. Comunque le tre carte le ho mandate per Laila. Evoco. Sì. Quindi, con lui attacco loro due. Perché può attaccare i mostri subisco controllati. Mille. No, non lo faccio quello, sennò passa subito al damage step. Ah. Quindi distrutto. Quindi, allora, ok, questo distrutto però io bandisco dal cimitero, ritorno dei signori dei draghi, quando uno più mossi di tipo drago e controllo stanno per essere distrutti, leggiamo bene. vabbè, il primo effetto è quello che rievoca, vabbè. Se uno più mossi di tipo drago che controlli stanno per essere distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta, puoi invece bandire questa carta al tuo cimitero. E quindi neanche lui si... Ah no, perché no, lei non drago, è di tipo drago. Solo drago. Vabbè, 1800. E poi 2000 diretti. Vabbè, lo metto qua per almeno so che segnalino. Vabbè, mettilo sul letto. Giusto, li metto qua che tanto. Passo. Pesco. Vediamo se sono dritte, sì. Allora, attivo ritorno dei signori. Ma tu hai pure l'extra, no? No, sono tre segnalini. Ok. Ritorno dei signori dei draghi, li evoco lui e ti bandisco lui. Ok. Oh, livello 10 arriva a 3008 d'attacco. Mizzega. Ah, che benessere. Allora, evoco lui, attacco. 1800. Cosa succede? Coperti tutti, non puoi più scoprirli. Per sempre. Sì, è la forza riflessa terremoto, è quella che ti avevo già detto. Aia, aia, aia. Perché vedi, dice: quando un mostro avversario dichiara l'attacco, metti coperti in posizione di difesa tutti i mostri in posizione di attacco controllati dal tuo avversario. I mostri messi in posizione di difesa da questo effetto non possono cambiare coperti la loro o posizione. Solo in difesa? Coperti. Passo. No!
Passo. Pesco. Gola drago. Scarto. Signore divino dei gloriosi draghi d'oro. E mando drago arca coraggioso dal deck al cimitero. Comincio a far girare il mazzo. Evoco lui. Attacco 1800 lui. Quando distruggo un mostro in battaglia e lo mando al cimitero, posso mandare un mostro drago dal deck al cimitero. Per il suo effetto mando lui comunque. Okay. Per il suo effetto posso scartare una carta e distruggere questa carta per evocare specialmente Signore Divino dei Gloriosi Draghi d'Oro. Okay. E ti bandisco. Sono indeciso su cosa bandirti. Ce n'è solo uno al cimitero. È lui oppure lui? Ah, boh. Sono di livello 4, però mi sa che lui è più forte. Lui non ha effetto. Appunto. Però lui è sul terreno. Quindi subirei 3200. Ti bandisco lui. Ok. Se mi arriva una carta. Ovviamente è la Mind Phase 2 perché ho attivato tutti gli effetti. Passo. Nel tuo turno, drago arca coraggioso permette di rievocare il Signore Divino dei Gloriosi Draghi d'Oro. Okay. Ti bandisco per forza lui. Io. Ah, comunque, dato che lui è un mostro di livello 4, bandito, e lui è un mostro di livello 4, 3200 entrambi d'attacco. Ok, dico nero. Bandisco il ritorno dei Signori dei Draghi e tutti rimangono. Cioè, loro si scoprono perché dovrebbero essere distrutti. Però sono drago, quindi non si distruggono. È un dubbio esistenziale. Questa cosa avrei perso. Eh? Avrei perso. Guarda quanta roba. Non lo so. Ascolta, tu attivi buco nero. Però io tutti i mostri drago non posso essere distrutti. Quindi per farti vedere che sono drago. E ma allora rimangono coperti. Però devo dimostrarti che sono drago. E infatti. Quindi rimangono coperti. Comunque ho perso perché 3200 più 3200 fa 6400, te sei ancora 8000. Ah, allora no. Sì. Vai. È comunque il tuo turno. Ah, vero, passo. Pesco. Attacco 3200. Attacco 3200. No, vai, sono 6004. Sei a 1600. Che non avevo subito niente. Non mi sembra. Sei a 1600. Va bene. Casomai rifaccio. Passo. Tutto. Pesco. Ma le dico, la carta non lo farebbe mai. Ho una mano schifosa, non posso fare niente. Passi. Passo. Pesco. Ha perso, mi attacchi. Perso. Hai perso? Sì. Attacco 3200. Perso. 3000 diretti, peccato. Non potevi farlo buco trappola? Eh no, perché l'ho messa giù nel turno in cui ho evocato. Che tristezza. Vabbè, lasciate un bel mi piace, come non so. Vabbè, se è stato lo un tengo. Duello schifoso. Non so se lo tengo. Ma io lo salvo, poi non si sa mai. Boh, un po'. Moscio come. Oh, ti straccio io o mi stracci tu? Non riusciamo a fare qualcosa di. Ecco. Vabbè, lasciamo un bel mi piace. Lasciate tutti un bel mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi al canale, per questo video è tutto, ciao a tutti.